Allora, Pierluigi Lopago, ben ritornato all'aria che ti restate. Per una volta non la interpelliamo nelle sue vesti di scienziato e di uomo di medicina, ma negli inediti panni di candidato alle prossime regionali, candidato in pectore a fare l'assessore alla sanità nella eventuale giunta bis di Michele Emiliano. Come risponde ai suoi concittadini? Ha sentito tanti dubbi, ha sfruttato la notorietà costruita da scienziato per metterla al servizio della carriera politica. Ma prendo con interesse quello che dicono i miei concittadini. E, effettivamente bisogna spiegare qual è l'obiettivo, bisogna spiegare quali sono le motivazioni che ad un certo punto spingono una persona come me, che appunto, come giustamente dicono, un mestiere ce l'ha, fa il medico, fa il professore universitario, fa l'epidemiologo e continuasse a fare l'epidemiologo. Ecco, durante questa esperienza in Puglia io ho già vissuto il passaggio fra quella che era la teoria, no, che insegnavo nelle aule universitarie di come si risponde ad una pandemia, con la pratica, come si risponde sul campo. Io ho messo le mani appunto nella polvere qui in Puglia per rispondere ad una minaccia reale. Ecco, in questa maniera io, da professore di igiene, passerei dall'insegnare economia e organizzazione sanitaria a mettere in campo quelle che sono appunto le conoscenze teoriche. Cosa significa? Significa di aggiungere un pizzico di passione civile a quelle che sono le mie esperienze professionali. Quindi io mi metto, continuo a mettermi al servizio della comunità. Certo. Guardi, io non voglio mettere in nessun modo in discussione né le sue competenze né eventualmente anche la sua capacità di metterle al servizio del bene comune, però l'accusa è lei ha sfruttato un po' la ribalta che anche l'emergenza sanitaria è stata offerta a tanti scienziati come lei che si sono trovati in prima linea per metterla al servizio di una carriera politica. Ma io sto facendo in questo momento, sì, c'è stata un'interruzione, però ecco, se riesco a rispondere molto molto brevemente, quello che io sto facendo non è oggettivamente avviare una carriera politica, ma è concludere un percorso che è un percorso di un medico che si mette al servizio di una comunità. Cioè, io mi sto mettendo in gioco per diventare l'assessore alla sanità della mia regione, tutto qui. Ma nel frattempo lei pensa, per esempio, per una questione di opportunità, magari di lasciare la guida della task force anticoronavirus in Puglia per dedicarsi a tempo pieno alla sua campagna elettorale? Guardi, no, io preferisco non fare campagna elettorale. Purtroppo in questo momento, proprio prima dell'autunno, devo consegnare il piano pandemico, il piano di preparazione per l'autunno, che è un po' la parte, diciamo, più delicata di tutto il lavoro che ho fatto fino ad ora. Quindi io devo stare in ufficio e devo lavorare. Allora, mi faccio...